Ok, ci siamo ragazzi. Lì c'è il campo della finale di Champions League. Siamo nel corridoio. Siamo sempre più vicini. Siamo sempre più vicini. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. E ci sono ancora i coriandoli di ieri. Che emozione! Wow! Ragazzi, siamo qua. Good. Ragazzi, ci siamo. Siamo sul campo della finale di Champions League. Signori, sto per mettere piede. Wow! Wow, ragazzi. Non ci sto credendo. Guardate, ci sono ancora i coriandoli di ieri, signori. Ci sono ancora i coriandoli di ieri. Mamma mia. Wow, ragazzi. Sto toccando l'erba dove ieri sera hanno giocato. Wow. Eh beh, la differenza si sente, eh. La differenza si sente. Che bello, signori, che bello. Pensate che ieri sera era tutto quanto pieno. Wow. Wow. Ragazzi, ecco per aver visto la partita. Everyone's ready. You're ready, guys? Yeah. È stata la nostra finale. Giochiamo contro Del Piero, non allora, so se hai capito. Giochiamo contro Del Piero e abbiamo con noi Julio César, signori. Julio César giocava in porta, Alessandro Del Piero giocava in attacco e infatti giocherà in attacco. Come una finale di Champions. Sarà ancora più bello perché giocheremo col rumore della gente di sottofondo, quindi sembrerà uno stadio pieno, ma non lo è. È veramente un qualcosa di fantastico perché rende tutto più realistico. Raga, porca miseria, sulla mia fascia destra c'è Alex Del Piero, ditemi come cazzo lo conteggio. Si parte! Thank you.
su punizione, ragazzi. Wow, mamma mia. Direi bello. Non male, Samuel. Direi non male, ragazzi. Il gol l'ho siglato in questa, in questo stadio della finale di Champions League. Mamma mia. Ora tocca a voi, ragazzi, eh. Dai, eh. Ora tocca a voi. Ci siamo? Ragazzi, non a caso ho segnato, perché da una parte ho le scarpe di Kakà con la firma di Kakà, dall'altra ho la firma di Bale. Beh, hai segnato entrambi col destro, no? Quindi grazie a Kakà. Grazie a Kakà. Well done. Thank you. Fine primo tempo, ragazzi, wow, una magnifica esperienza poter segnare qua. E tu hai fatto doppietta in questo stadio, non so se ti rendi conto. Mamma mia, signori. Pienissimi di te. Oh, ti stanno tutti facendo i complimenti poi. Sì. Mi hanno tutti fatto i complimenti. Gol su punizione, gol su azione. Da 2-0 per loro a 3-2, stiamo rimontando. Dobbiamo continuare così perché ci vuole portare a casa questa vittoria, per portarci a casa il premio, signore. C'è una coppa in palio, ragazzi. Dai, vediamo il mister chi fa giocare adesso. Vediamo che seguiamo le sue indicazioni. Senti com'è? Allora, siamo a metà del secondo tempo, direi che è tosta, eh. Campo bello grande. Merda. Bello 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 grande. E
Quindi signori, finiscono qua i 90 minuti 4-4. Come vedete qui da su, Inter Manchester City, si andrà ai calci di rigore. Andrà ai calci di rigore, ragazzi. 4-4. Io sarò il terzo a calciare. Wow, l'ha già deciso. L'ha già deciso. The second. For me. Wow, ragazzi, yeah. Ok, non c'è la tensione di una finale, ma tremano le gambe. Quasi parato. Mamma mia, che rischio. Causa del rigore sbagliato di Giulio Cesar. Rafael, you're a good player. Excellent. I'll be honest with you, let me tell you something. We were afraid. When you had the ball and you're running in the middle, we had to make sure we were paying attention because you were good as a number 10, you were good on the wing, and you were good as a number 9. It was very difficult. Yeah. When you was in number 10, I said, oh, thank God. When you came next to me like this, out of breath, so keep it up. Thank you. Well done, yeah? Thank you, man. E allora, ragazzi, col magnifico sfondo del campo della finale di Champions League, è finita qua questa magnifica esperienza. Penso che fino ad ora sia stata l'esperienza più bella della mia vita a livello della mia carriera qua su YouTube, perché partire da dove siamo partiti e riuscire a arrivare allo stadio della finale di Champions League sembrava ed è tuttora un sogno. Io ancora non realizzo di essere qua. Sono veramente felice di esserci arrivato e sono veramente contento di avervi portato questo magnifico contenuto. Io devo ringraziare i Pirlas V che mi hanno dato una grandissima mano, ma soprattutto devo ringraziare PlayStation per avermi dato questa magnifica opportunità. Tutto questo sarebbe mai successo senza il vostro supporto, è veramente importante. Io vi ringrazio di cuore ogni giorno per sostenermi e per guardare i miei contenuti e supportare tutto quello che faccio. Ho ricevuto i complimenti della maggior parte dei creator che sono qui, che sono internazionali. Mi fa veramente piacere. Hanno riconosciuto che non solo in Italia sono forte, ma sono forte anche al di fuori dell'Italia, quindi all'estero. Tantissimi mi hanno chiesto appunto se gioca una squadra professionistica, io ho risposto di no. Abbiamo giocato contro Julio Cesar, vorrei precisare che un interista ha sbagliato e per colpa di un interista non abbiamo alzato la coppa. A parte gli scherzi, ho giocato con una leggenda come Julio Cesar. Aver ricevuto i suoi passaggi, aver fatto degli scambi con lui è stato veramente bellissimo. Come giocare contro Alex Del Piero? Com'è giocare contro Alex Del Piero? Wow, allora devo dire che nonostante abbia smesso di giocare da vari anni, si vede che la qualità dei piedi è rimasta, ragazzi. Si vede che lui giocava un altro sport rispetto a noi content creator. Allora, io ho visto Gabri 2-3 volte cercare di prendergli palla e non Gabri che aveva messo la palla. Poi ha fatto uno stop, non so se te lo ricordi, sì, sopraffino, sì. Raga. No, ragazzi, cioè questi giocatori dal vivo, cioè non ve ne rendete conto, giocano da fermi. Anzi, Julio Cesar era un portiere, ma secondo me potrebbe benissimo giocare in una promozione in qualsiasi campionato in Europa. Poi chiaro, Del Piero è stato più forte perché lui, cioè cavolo, era il suo ruolo. Sarei stato curioso di vedere Julio Cesar in porta, ragazzi. Se fosse stato in porta da noi, secondo me staremmo parlando di ben altro risultato. Questa esperienza è andata. Mi raccomando, ragazzi, continuate a supportare il canale. Ringrazio nuovamente PlayStation per averci dato l'opportunità di fare questa magnifica esperienza qui in Europa. Chissà quale sarà la nostra prossima destinazione. Chi lo sa? Se in Italia o ancora fuori dall'Italia. Ciò che è sicuro è che abbiamo fatto tanto amicizia con tantissimi creator in giro per il mondo che sono venuti qua, quindi aspettatevi delle collaborazioni fuori dall'Italia. Attenzione! Perché viaggeremo, andremo anche oltre il continente e ci sarà veramente da divertirsi. Qui la roba è internazionale.
dall'Atatürk Stadium di Istanbul è tutto. Un saluto da Samuel, da Pierino e da Gnabri lì dietro che sta filmando. Ci vediamo in un prossimo video su YouTube. Da Istanbul è tutto. Ci vediamo in un altro prossimo contenuto. Ciao ragazzi! E mi raccomando ragazzi, seguitemi tutti su Instagram, perché su Instagram usciranno dei post dove vi mostrerò contenuti in anteprima che qui su YouTube non ho caricato. Quindi mi raccomando, seguitemi anche sul mio profilo Instagram of Samuel e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, let's go!